Ero troppo piccolo per decidere di non andarci, però ho scelto di ritornare. I paesi sono vuoti, dovrebbero essere riempiti. È complicata questa situazione, però vorrei parlare di Mirmo un attimo e della legge. Negli Stati Uniti c'è una frase che si dice quando uno viene condannato, la sentenza è time served. Perché Galileo diceva che tutto nella matematica, 10 anni e 5 mesi. Se mi sono sbagliato nella matematica, correggetemi, sono 125 mesi. Occorrebbero 125 persone per fare un mese ciascuno in carcere e lasciare Mimmo fuori, perché lui ha già fatto la sua sentenza. 125 mesi per 4 sono 500 settimane. Ci vogliono 500 persone per farlo. Ci sono 365 giorni in un anno, più i 150 dei 5 mesi, ci vorrebbero 3.800 persone. Chi di voi è pronto a fare un giorno, una settimana, un mese e lasciare Mimmo libero? Chi? Chi di voi? Allora, facciamo così. Io faccio il primo termine. Se arriviamo a 3.800 persone, sarò il primo. Se arriviamo alle settimane, sarò il primo. Se arriviamo ai mesi, sarò il primo. È possibile farla? Come dobbiamo fare? Cioè siamo qui, siamo arrivati da tutte le parti del mondo, dell'Italia. Però le azioni contano di più, perché lui non ha solo parlato di accoglienza di aree interne, ha fatto vedere. Le galline che ho visto ieri sono galline che fanno uova. Le uova possono diventare galline. Qui una questione. La legge è arrivata prima della moralità o dopo? Chi scrive la legge? La scriviamo noi. La legge non è una cosa scritta, nemmeno la Bibbia è una cosa che fa parte dei 200.000 anni di Homo sapiens. La Terra ha 400 miliardi di anni. Riscriviamo le leggi, però non facciamo fare la sentenza a Mimmo, troviamo un modo di farlo. E se non è possibile dal punto di vista tecnico, vorrei che ognuno di voi e di noi ogni giorno a turno andrà lì dove si trova Mimmo a stare 2-3 ore o un giorno, perché venire qui a Riace non significa nulla se non facciamo con le nostre azioni. Vi ringrazio. Grazie per la proposta.